Una società veramente civile si riconosce dalla musica che ascolta e da come tratta gli anziani. Una frase di Confucio, rappresentanza della sinergia nata tra Banca Malatestiana e la banda Città di Rimini, insieme per un progetto musicale, culturale e sociale. Un modo per avvicinare la cittadinanza riminese a realtà musicali di qualità attraverso l'organizzazione di concerti ed eventi a scopo benefico e la promozione della formazione di giovani musicisti con corsi di orientamento musicale presso l'Istituto Gilettimi. Da quest'anno la banda di Rimini si è strutturata in maniera, come dico io, alla tedesca, nel senso che abbiamo i contributi dal comune, però ci siamo legati con questo nuovo progetto a Banca Malatestiana, che sarà il nostro istituto di riferimento, e attiveremo la banda giovanile, potenzieremo la scuola di musica, l'istituto musicale Lettime di Rimini, e chiaramente si potenzierà anche la banda senior, diciamo così. E questo progetto prevede di sostenere la nostra attività, soprattutto l'attività che riguarda la formazione della nuova banda giovanile della città di Rimini, attraverso una tessera socio sostenitore che andrà comprata in Banca Malatestiana, in tutte le filiali, costerà 25 euro, però darà diritto a tutta una serie di sconti in un gran numero di negozi qui di Rimini, pertanto basta andare in un negozio e la tessera è completamente poi già ripagata, ecco, si può dire. Con questi soldi noi finanzieremo tutte le attività che poi verranno date al possessore della tessera in filiale, ci sarà proprio una normativa, un'informativa con la quale noi finanzieremo tutti i nuovi progetti della banda Città di Rimini, soprattutto rivolto ai giovani. Questo progetto, secondo me, effettivamente è rivoluzionario, nel senso che è moderno, il fatto di poter creare una sinergia insieme e diciamo, nel momento in cui si è costruito ci siamo resi conto che c'era dell'anima dentro e quindi abbiamo pensato di portarlo avanti insieme a loro, e proprio perché coinvolge un po' tutta la città di Rimini, tutta la cittadinanza, saranno protagonisti proprio i cittadini di Rimini oltre a noi. Noi siamo una città a vocazione turistica, però anche a vocazione culturale, soprattutto una città aperta ai giovani, e vogliamo dare questa opportunità ai giovani di studiare e di portare avanti attraverso anche l'esperienza diretta il progetto dei loro studi, attraverso la musica che è il linguaggio universale. Il rapporto tra la banda e l'Istituto Lettimi risale, credo, a due secoli, perché noi esistiamo dal 1825 e la banda dal 1828. Si è stretto ulteriormente con le iniziative a favore dei nostri studenti che hanno partecipato a concerti della banda, ed è un'opportunità, quella della musica d'insieme, fondamentale per appassionare i giovani a suonare e a studiare la musica. Perciò su questo progetto ci siamo in perfetta sintonia, in perfetta amicizia.